Ciao ragazze e ciao ragazzi. Allora, video dei prodotti finiti nell'ultimo periodo. Registro questo video perché a breve lasceremo questa casa e quindi non mi posso portare spazzatura, nella prossima casa. Non mi sembra proprio il caso. Tutti caso. Giù nell'info box vi lascio la lista completa dei prodotti che vi sto per mostrare, dove c'è già una recensione nel mio canale, troverete il link con il minutaggio. Se ti piacciono i miei video e non vuoi perdere i prossimi, mi raccomando, iscriviti al canale, giù nell'info box trovi il link per l'iscrizione e se ti piace questo video, mi raccomando, metti un pollice in su per supportarmi. Allora, partiamo subito. Prendete acqua, viveri, eccetera, perché la situazione è lunga e complicata. Allora, li ho già tirati fuori, sono tre confezioni famiglie di bagnoschiuma. Allora, c'è il Dove bagnoschiuma di bellezza, crema di mandorle e fiori di ibisco da 700 ml. Classico profumo morbido, facile, se si apre, non si può più aprire. Ok, ce l'ho fatta. Si sente ancora il profumo. Wow, e che ci mettono dentro? Un profumo dolcissimo, ancora persistente, facile da risciacquare, lascia la pelle morbida anche per chi non si idrata, perché c'è un quarto di crema idratante. C'è chi piace e chi non piace. Io preferisco idratarmi con la mia crema. Altro bagnoschiuma dell'Altea, questo è pH neutro, mandorla e karité. Da 750 ml. No, qua non si sente più il profumo, forse era più delicato. Questo sinceramente non me lo ricordo, non mi ha lasciato nessun plus nella mia memoria, quindi nulla. Solo la confezione è bella grande, a un prezzo sicuramente conveniente, perché così grande altrimenti non possono che non essere convenienti. Ultimo di questi giganti, Neutromed pH 5.5 bagnoschiuma con complessi micellari con elixir di miele, nutrimento delicato con micelle attive e profumo di miele. Questo qua effettivamente profumava di miele e anche addosso rimaneva il profumo delicato e dolciastro, non mieloso, non stucchevole. E Neutromed mi piace molto, utilizziamo anche i detergenti Intima che sicuramente dopo ne usciranno 750 ml, ma va bene, parliamo ancora di questo. Facile anche da risciacquare, non mi ricordo se l'ho detto perché questa è la seconda volta che registro questo video, visto che oggi pomeriggio è saltata praticamente, avevo iniziato ma non è andata a buon fine. Comunque mi è piaciuto tantissimo. Ora svuoteremo questa qua. Allora, della Puro Bio Sunset, questa è l'acqua fissante make up con acido ialuronico, un 100 ml. Ho adorato questo prodotto fissante trucco, ha aiutato a tenere il trucco durante l'estate sotto la mascherina, non mi faceva stampare il fondotinta alla mascherina, veramente ottimo. Purtroppo ora non ho un fissante spray nel mio beauty, quindi è un acquisto che devo fare, ma questo mi è piaciuto veramente tantissimo. Poi Garnier Skin Active Pure Active 3 in 1 argilla. Questa era una confezione che avevo regalato al mio fidanzato, convinta che si volesse lavare la faccia, ma me l'ha scagata. Questo prodotto è un 3 in 1 detergente, scrub e maschera. Praticamente si poteva utilizzare come detergente con pelle inumidita e prodotto inumidito, quindi tutti i giorni, oppure come scrub su pelle inumidita e prodotto secco, o su pelle secca e prodotto secco, quindi non aggiunto acqua, per fare una maschera da tenere su un 5 minuti, massimo 10, con estratti di eucalipto, argilla purificante e acido salicilico per le miste con imperfezioni. Me la sono finita io, sono stata contentissima di finirla, mi è piaciuta come maschera, non tanto come scrub perché per il mio viso era troppo aggressivo, però andava benissimo lo stesso. Poi dell'antica Arboristeria shampoo al dolcente camomilla per capelli delicati. Questo prodotto l'ho adorato, se non erro c'è la recensione.
Si sente ancora il profumo di camomilla. Potrei farmi una. Ecco, a casa potremmo mettere essenze di camomilla ovunque, perché io lo adoro, mi rilassa, mi piace il profumo che lascia sui capelli. Veramente ottimo. L'unica pecca di questo prodotto ora che mi viene in mente è che per avere un effetto bello opulente ai capelli bisognava fare tre passate, quindi c'era un po' di spreco, troppo delicato sotto questo punto di vista. Poi della Neoveda Baby, bagnetto delicatissimo con estratti biologici di avena e camomilla, 300 ml. Avevo preso questa confezione piccolina per i viaggi, quindi il weekend, eccetera. Mi è piaciuta molto, delicata sul corpo, non aggressiva neanche nelle parti intime. E ha un profumo ancora che si sente molto bello. Eventualmente la prossima volta che torno all'MD ne prendo una confezione perché per i piccoli viaggi sono comodi. Sicuramente non in aereo, però per i piccoli viaggi devi evitare di usare quelle confezioni stupidine che danno in albergo monodose sono comodi perché non occupano tantissimo spazio. Poi, altra maschera della Nivea Essential, 1 minuto Urban Mask, Urban Detox Mask. Maschera d'azione purificante con argilla bianca e estratti di magnolia, 75 ml. Tutto bellissimo, ma non si asciuga in 1 minuto, come dice la confezione, però è un'ottima maschera. Stamattina ho fatto l'ultima stesura di maschera, ha lasciato la pelle morbidissima, non avevo pelli strane, veramente ottima, mi è piaciuta molto. Poi, sciacquo a secco della Batiste. Questa forse è la quarta confezione che utilizzo, mi piace tantissimo, l'ho ricomprato a super confezione da 6, massa da mia mamma e quindi al momento ne sono sprovvista, però manca poco per il rientro a casa e quindi me lo andrò a prendere. Adoro tantissimo gli shampoo, shampoo secchi della Batiste perché sono leggeri, si tirano via con un spazzola, via veloce, aiutano a dare volume anche sul capello pulito, hanno un bellissimo profumo e hanno un delicato colore, quindi non ti lasciano quel senso grigiastro sui capelli di quasi tutti i shampoo a secco che ho mai conosciuto. Invece loro lasciano questo effetto color capello, cioè se sei bionda ti prendi il biondo, eccetera, eccetera. E mi è piaciuta molto. Poi, questo era uno spray protezione capelli per l'estate, per l'esposizione solare della G-Cube. Si è tolto l'adesivo, ma era della collezione di 2 estati fa. L'avevo qua da parecchio tempo. Mi è piaciuto tantissimo, quest'anno anche abbiamo utilizzato prodotti della G-Cube estate, ma in un'altra versione. G-Cube ogni 2-3 anni in estate cambia i prodotti di protezione solare, di shampoo per il sole, eccetera, però 2-3 anni li tiene similari. Poi della Parisienne l'acetone con calcio profumato per unghie, efficace, 3 secondi sull'unghia lo smalto va via, senza problemi, non puzza eccessivamente, cosa ottima. Poi dell'Avril Le Fondotint con olio di jojoba bio. Di questo prodotto esiste una recensione monomarca in cui vi mostro i vari tipi di applicazione con vari strumenti di questo prodotto perché mi è piaciuto veramente molto. Forse l'unica pecca è che era poco coprente, però con fondotinta un po' di correttore riuscivo comunque ad avere un bellissimo incarnato e non si vedevano le magagne. Mi è piaciuto, buono. Poi ho Botanica Naturalmente Crema Mani Argan, addolcisce, nutre e protegge con olio d'argan e vitamina E, una confezione da 100 ml. Molto leggera, molto idratante, con glicerina, suppongo perché mi ricordo la patinina che lasciava sulle mani, ma veramente idratante. L'unica pecca sulle cuticole delle unghie non andava benissimo. Poi ho terminato questa combo della Phytorelax, la canapa, sia il bagno doccia che il latte corpo.
Mi sono piaciuti molto entrambi, il bagno doccia molto delicato sul corpo, facile da risciacquare, non ce ne voleva una squintalata, quindi anche denso al punto giusto. La crema molto leggera ma molto 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 idratante. Poi il fatto che avesse il push qua sopra mi è piaciuto tantissimo. Profumo veramente particolare alla canapa. Sprint, un ottimo profumo, un'ottima profumazione. Poi, Lacted, protezione sensitive, forse in inglese, detergente intimo per pelli sensibili con acido lattico. Allora, un prodotto da 300 ml, molto idratante per le parti intime di una donna in età fertile. Mi è piaciuto molto. Mamma, è pieno di polveri, che schifo, da quanto tempo non facevo questo video. E nulla, mi è piaciuto come si è risciacquato rispetto ad altri prodotti, tra cui questo qui della Dermomed, intimo pH 5.5 con estratto di mimosa. Questo era più difficile da risciacquare, più denso, più schiumogeno, non mi ha fatto impazzire sulle parti intime. Ancora un prodotto di detersione intima, il Neutromed, ci siamo affezionati, pH 4.5. Questo è quello un po' più generico. La Neutromed fa diverse versioni, quella che io preferisco è quella per le donne in età fertile perché protegge e purifica ciò che si deve purificare in un momento in cui abbiamo gli ormoni che fanno la ola, per dirla in modo semplice. Stenom All Purpose, questo è un face and body care, una crema ricca nutriente per pelli normali e secche, un bocciglione da 3 miliardi di chili? Non mi ricordo, forse sono 300 grammi. Non si vuole aprire. Sì, 300 grammi, ho indovinato. Questo era il classico cremone che prendevo dalla nonna, quindi come vi dico sempre è un profumo che a me ricorda dolci momenti. Ne uso e ne strauso da diversi anni, mi sono sempre trovata bene, anzi ne ho anche uno sulla mia vanity che sto utilizzando. È molto glicineroso, quindi lascia quella patinina, però è molto idratante. Mi piace molto anche per farmi fare massaggi ai piedi, alle gambe. Poi della Camomilla Schultz, maschera ristrutturante con camomilla, pappa reale e germe di grano. Allora, questa è la seconda confezione che utilizzo da 300 ml. Mi è piaciuta molto, per questo ho ricomprato la seconda, ma purtroppo in questa casa non ha potuto niente con l'acqua. In questa casa abbiamo avuto un'acqua calcarea che Dio me ne scampi e i miei capelli ne hanno risentito, sono paglia in questo momento. Non vedo l'ora di lasciare quest'acqua, non ce la faccio più, non regge un impacco. Neanche con l'olio extravergine d'oliva, non ce la può proprio fare il mio capello, sta chiedendo pietà al cospetto di Dio, quindi neanche questa maschera è riuscita a risollevare e a idratare le punte. Neanche, no, gli impacchi non hanno funzionato. La maschera ristrutturante di, come si chiama, non mi ricordo, ce l'ho qua. Questa qua della Yves Rocher riparazione, anche di questa c'è la recensione, non ha potuto nulla. Ho bisogno di un'acqua più dolce. Comunque, questa mi è piaciuta, ma non qua. Andando avanti, della Edotea, è un latte detergente all'olio di cocco più acido ialuronico. Questo prodotto, come vi ho detto durante la recensione, l'ho utilizzato in prevalenza come struccante serale. Ne mettevo una piccola quantità sulle mani e senza dischetto andavo a sciogliere il trucco e poi tiravo via l'eccesso con un dischetto, risciacquavo tutto con un detergente. Mi ha struccato, mi ha idratato, non mi ha irritato gli occhi, non bruciava gli occhi. Buonissimo. Sto facendo una collezione di prodotti qua che Dio me ne scampi.
Il detergente dell'ultimo periodo, Nivea detergente purificante dedicato alla tua pelle, acqua purificata alga oceanica da 150 ml, un detergente gelatinoso con microsfere, aiutava a pulire il viso e a fare un piccolo scrub, non lasciava la pelle secca subito dopo, ottimo. Siamo solo a metà. AZ, multiprotezione, scudo protettivo famiglia, e uno, ce ne sono altri. AZ, multiprotezione, tartar control più whitening, extra freschezza, siamo a 2, i doppioni li ho già buttati. AZ, multiazione, gel, carie gel, extra freschezza. AZ Complete Extra Whitening con potenza sbiancante eccezionale alla menta. 4 della Z più, dove sta? L'ho visto prima. Sei solo tu, sì. Più quest'altro che ricordo manco dove l'abbiamo preso. Clia Dente Extra Fresco, rafforza lo smalto dei denti, protezione contro le carie con estratto di salvia, rosmarino e camomilla, pure qua, alle erbe, dentifricio, testato sotto controllo odontoiatrico. Uno vale l'altro. Altro detergente intimo, questo l'ho adorato, della Winnis, quello naturale, con materie prime di origine vegetale e bio, ha un costo un pochino più eccessivo, però ogni tanto ci sta, con antibatterico naturale, azione emolliente, tè verde e betulla. Betulla? Profumo alla betulla. Boh, non si sente più niente. Questo da 250 ml, delicato. Mamma, è come se è sporco. Mi devo dare un cronometro. Arrivato a un certo punto, quando vedo che trasborda dalla busta, o mi devo prendere buste più piccole, così faccio prima i video, perché non posso andare avanti con questi video super lunghi. Comunque mi è piaciuto molto. Stavo cercando di capire qua che c'è scritto, ma si è rovinata l'etichettina. Ottimo. Poi, allora, della Hydrofill salviette struccanti con aloe vera e provitamina B5, 40 pezzi, 3 in 1, illuminanti, idratanti e lenitive. Una domanda mi sorge spontanea, ma io mi strucco, che devo illuminare? Non lo so. Poi, l'altra della Licia, salviettine sempre struccanti, pelle normale e sensibile all'acqua micellare, 20 pezzi, confezione comoda per i viaggi, sia lunghi che piccoli weekend un po' più lunghi. Poi, cotoncini della Wycon e cotoncini della Demapark Expert. L'uno vale l'altro, un cotoncino vale l'altro, vorrei cercare di eliminarli però in tutto ciò. Qui dentro ci sono due eyeliner di Essence, i Glam Eyeliner si chiamavano. Non li usavo da una vita, un giorno ho deciso di aprirli, sono esplosi, quindi si possono cestinare, direi, sono ormai radioattivi. Poi, dell'Equilibria, dall'Aloe, crema viso anti-age, SPF 50+, Protect Sun UV, con 20% di aloe vera. Un'ottima crema solare, ma troppo pastosa per essere utilizzata anche come crema in città sotto il trucco. Faceva pastone con il fondotinta. È buona soltanto a mare, quindi che non te ne può fregare di meno che fa pastone con il fondo. Poi della Stenom, della linea Dermacare, il deodorante cremoso, Deo Cream, deodorante cremoso, tradotto dall'inglese. Dolcezza, ho adorato, adoro questo prodotto, ne ho ancora un altro in funzione, ne ho forse due in scorta. È un prodotto che, a parte deodorare, ma idrata tantissimo
La zona dell'ascella anche dopo post depilazione. Poi della Barò, la crema nutritiva rigenerante. Di questo prodotto esiste una recensione monomarca con altri suoi compari. Ho adorato questo prodotto per il profumo, per la consistenza e per il fatto che era da 100 ml, cioè una crema viso 100 ml è il doppio del normale, quindi mi è durata questa vita e pure l'altra. È fatta con estratti di semi d'uva biologica coltivata a Barolo, che come ho detto in un pezzo di video che non andrà mai in onda perché la mia fotocamera aveva deciso di morire, di vino non ne capisco niente, ma se non erro è uva perché fa un buon vino, che fanno un buon vino. Mi danno un sì dalla regia, l'ho visto con la coda dell'occhio. Nulla, mi è piaciuta tantissimo. Di questo marchio mi sa che non mi è rimasto più nulla da provare. Sto finendo l'acqua idratante che spruzzo anche addosso al mio povero fidanzato, ogni tanto lo rincorro. E ho usato una maschera. Sparando! Ho usato una maschera. Non mi ricordo che più. Ah sì, la crema antimacchia che è stata eccezionale. Il siero antimacchia che è stato eccezionale. Poi della Conad della linea Essential, crema mani protettiva con olio di argan e mandorla per mani secche, screpolate e non unge. Che non unge reale, che idrata, mi fanno suggerimento dalla regia perché l'ha usata anche il mio fidanzato, però non ripara le mani disidratate, non ce la può proprio fare, è troppo leggera, da 100 ml. Sì, perché non idratava neanche le cuticolette. Poi, che ci stava qua dentro? Vado a cestinare un contenitore di plastica per le travel, per i travel, per i viaggi. Non mi ricordo che ci stava qua dentro, passava troppo tempo. Un'altra crema mani della Yves Rocher, la Pure Organic. Questa è piaciuta molto a chi fu regalata, perché era, poi l'ho finita di usare io, con Arganica Bio. Il profumo era ottimo. Sì, si sente ancora. Gnammi. Profumo ottimo, crema ottima, mi è piaciuta. Poi, ah sì, questa qua era il sapone vegetale, artigianale vegetale con 30% di olio extravergine d'oliva della Pusca, esfoliante e tonificante che mi regalò mia sorella 2 Natali fa, se non erro. L'ho utilizzato sul viso, idratante, esfoliante, purificante, perfetto. Sorellina, se mai vedi questo video, prossimo Natale. Ma tanto mia sorella non vede i miei video. Qua ci manca il tappeto. Trovato burro di cacao con piccolo SPF, mi sembra sbaglio 15, e dentro è completamente vuota. È uscito un'altra confezione di pad di cotone, dischetti di cotone, questi della VG, buoni, sono tutti uguali alla fine. Poi ho terminato, e questo lo devo ricomprare, della Sciacca, le salviettine asciuga sebo. Queste qua sono ottime da tenere in borsa. Quelle che adoro sono quelle di Kiko perché hanno anche un velo di cipria, quindi sono perfette. Non ne ho trovate nessun'altra con questo piccolo velo di cipria che aiuta a tenere anche più il fondotinta e opacizza il tutto. Poi ancora della Stenom, questo del SOS Care Arnica Gel. Proprietà calmanti e lenitive, 50 ml, classica crema all'arnica che può servire per la qualunque piccola distorsione, piccolo dolore muscolare, può sempre servire tenerlo a casa. Cadendo tutto. Poi vado a cestinare un altro di questi contenitori per i viaggi perché vanno cambiati di tanto in tanto, e poi ne ho una collezione mega galattica. Poi, aspetta che qua ne ho due. Sì, eccole qua. Queste furono due sample del Cetaphi, crema idratante
pelli secche, sensibili, viso e corpo. Mi sono piaciute molto le usate per l'idratazione serale, ottima, anche in estate con il caldo non si sono fatte sentire, mi sono piaciute moltissimo. Poi, buttiamo le mani, sì, della CeraVe, la crema riparatrice per il contorno occhi. Ragazzi, questa è la crema contorno occhi forse migliore al mondo. Ho scoperto che anche Nicole la sta utilizzando, l'ha scoperta, e anche a lei piace tantissimo e le do ragione. È leggera, idratante, non lascia patine, segni che potrebbero disturbare il trucco, fa tenere anche il correttore, non so per quale miracolo. Perfetta, mi piace tantissimo, e di questa sto utilizzando anche la crema solare 25 che ho comprato in siero, quella ancora in uso. Vado a cestinare anche questo povero pennello per sopracciglia, ha fatto una fine bruttissima. No, è durato anche parecchio, questa era in una confezione da viaggio, come si chiamano? Pochette per i pennelli da viaggio della Stenom, è durata parecchio, è sopravvissuto a diversi viaggi, secondo me. Ce l'avevo forse già da Parigi. Parigi ci sono stata nel 2009 o 2010, o 2009-2010, non mi ricordo, ed è sopravvissuta da allora, però è palesemente l'ora di buttarlo. Poi, smalto della Sally Hansen, questo è il secondo step, quindi questo è il top coat, non base coat, mi veniva da dire. Questo è il top coat. Allora, già l'ho recensito, ma c'ho altri 2-3 appuntini. Ok, non funzionava benissimo neanche con il suo compare step 1, ma non ha funzionato benissimo neanche con gli altri. Un semplice smalto effetto gel top coat, non tutta questa, tutti questi miracoli che decantano le varie youtuber. Questo a farvi intendere che non sempre ciò che si sente su questi schermi è reale. Vado a buttare questa pinza che servirebbe, non l'ho mai utilizzata perciò la cestino, per togliersi le lentine. Capisco che uno può avere le mani sporche, ma ho paura a utilizzarlo. Mi terrorizza solo il pensiero. Poi, what is this? Quanto tempo non facevo questo video? Ah sì, Alga Vital è una crema contorno occhi anti-età da 30 ml, questa me la regalò mamma, gelatinosa, rinfrescante, idratante, distendente, non fa pastrocchio sotto il make up, ottima durante la notte, l'ho utilizzata anche sul contorno labbra e nelle pieghe naso labiali, bellissima, se la ritrovo la ricompro questa sicuramente. Poi della Catrice vado a cestinare, perché è finito, questo smalto Hello della linea Iconic Nail, il numero 59, Keep Me, I Am Cute. Un semplice smalto trasparente pieno di glitterini multisfaccettati, sia in celeste, sul celeste che sul rosa, molto molto bello. Perché è finito il mascara di Giuliana Make Up Delight, mi è piaciuto molto, vorrei riuscire a provare il suo base coat, prima o poi mi faccio pazienza e vado a fare un ordine online, perché non lo trovo, non l'ho trovato nelle OVS. È finito questa matita, credo con sopracciglia. Raga, non si vede più il nome, forse Becos, ma non ne sono sicura. È finita. Poi della Debbie è finito anche il Nail Repair Total Care Base con vitamina A, C ed E. No, buono come base coat, ma non ripara nulla, però si asciugava rapidamente. Vado a buttare, per mio sommo dispiacere, è finito questo lip jacket, quindi un lipstick seller della W7, comprato su Amazon l'anno scorso per creare un film protettivo sulle labbra e portare il rossetto sotto la mascherina. Purtroppo è finito e l'ultima volta che ho controllato non c'era
su Prime, quindi per il momento ne sono sprovvista. Una matita labbra della Deborah Pura, si dice così, non mi ricordo più. La linea biologica della Deborah mi è piaciuta molto. Vado a cestinare anche questo smalto della Wycon. Voi direste sì, brava, lo cestini perché è finito. Stai registrando ancora? Sì. No, si è spappolato. Io sono super convinta che gli ombretti neri abbiano un livello di accorpatura, accorpamento, non so come si dica, inferiore rispetto a tutti gli altri ombretti. Sempre, secondo me. Non ne sono cosciente, cioè non ho conoscenza in merito, ma per poter dare il colore nero più nero che si può, i pigmenti sono più slegati. Forse questo è il quarto o quinto cofanettino di ombretto nero che mi si smaciulla, ma non ci faccio nulla, cioè non mi cade a terra. Mentre lo utilizzo vado ad intingere il pennello e si sfrantuma, arrivato a. Di solito dopo un 6-7 mesi di utilizzo si sfrantumano. Secondo me si va a seccare il prodotto che tiene uniti i pigmenti e si smaciulla. Speriamo che quello che c'ho ora dura un pochino di più, duri un pochino di più. Bella storia, questo che cos'è? Mamma che schifo questa busta, ragazzi. Sì, è uscito. Una matita color carne. Per gli occhi, forse di Essence, forse non ne sono sicura. È una matita azzurra, questa mi ricordo che cos'è, questa è Ofidra, il numero non me lo ricordo. Una matita azzurra, ho perso la voce. La busta è rimasta soltanto la polvere all'interno e quindi la posiamo a terra. Io ti ringrazio per essere sopravvissuta fino a questo momento. Se ti è piaciuto questo video, ti sono state utili queste due o tre recensioni che ho fatto su questi prodotti, ti invito ovviamente a mettere un pollice in su. Se non vuoi perdere i miei prossimi video, giù nell'info box trovi e anche qui nell'ultima schermata trovi il link all'iscrizione. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!